Basta furti, lo slogan campeggia sullo striscione appeso in via Canizzano, dove la Lega Nord cittadina ha organizzato una manifestazione dopo l'escalation di colpi in abitazioni, garage, negozi del quartiere, un problema che accomuna Canizzano con il resto della città e della provincia. Stiamo assistendo a una vera e propria spoliazione, invasione della proprietà privata, rischio della vita, e questi rubano di tutto mettendo in pericolo la vita delle famiglie. E Treviso è entrata tra le 10 province con maggiori furti in Italia, quindi è evidente che alle chiacchiere bisogna rispondere con delle soluzioni e noi chiediamo maggiori controlli sul territorio. Io appoggio chi si difende per salvare la propria proprietà, la famiglia e tutti gli averi conquistati con il lavoro magari di 40-50 anni. E tra i residenti che hanno subito i furti si riapre il dibattito sulla legittima difesa. Procurerò delle telecamere prima di tutto, anche perché mi farebbe molto piacere vedere chi è stato. Però al di là di questo penso che andrò a farmi il porto d'armi per avere una sicurezza personale della mia famiglia. A Canizzano anche Lorenzo Danieli di Zero Branco, che ormai ha collezionato il record di colpi nella sua abitazione, 27 tentati furti, tentati perché ha trasformato la casa in un bunker. I ladri non sono mai riusciti ad entrare, ma gli hanno reso la vita un incubo. Mi ha reso la vita difficile perché alla notte dovevo fare la ronda, sorvegliare casa mia, invece di riposare come dovrebbe riposare e aver diritto a un qualsiasi cittadino. A sostegno della manifestazione a Canizzano è arrivato anche Graziano Stacchio, il benzinaio di Nanto, che 2 anni fa sparò ed uccise il trevigiano Albano Cassol mentre con 4 complici assaltava una gioielleria. Sparò per difendere la commessa e le accuse nei suoi confronti sono state archiviate. Lo rifarei, ha detto, anche se sono morto dentro. Ti trovi morire dentro perché quando tu, e credimi che io l'ho provato a sparare, e anche senza la volontà di uccidere, e quando senti che è morto una persona, anche se è un criminale, tu ti senti morire dentro.